Se vogliamo disegnare un quadrato partendo dalla misura della diagonale, dobbiamo innanzitutto tracciare un segmento AB, che sarà, appunto la prima delle due diagonali. Per trovare la seconda diagonale, utilizziamo il compasso, lo apriamo più della metà del segmento AB e tracciamo una semicirconferenza, un arco di circonferenza, puntando l'ago del compasso in A. Ripetiamo l'operazione puntando l'ago del compasso nel punto B, nell'estremo B. E individuiamo in questo modo i due punti che chiameremo 1 e 2, i due punti di intersezione di questi due archi che abbiamo appena tracciato. Congiungendo il punto 1 con il punto 2, abbiamo tracciato l'asse del segmento AB, ovvero quella retta che è perpendicolare ad AB e che la taglia esattamente nel suo punto medio, che chiameremo M. Ora riprendiamo il compasso, lo puntiamo questa volta nel punto M e regoliamo la sua apertura in modo che sia pari ad MB. Tracciamo tutta la circonferenza di centro M e raggio MB. Individuiamo in questo modo sull'asse del segmento AB due punti che chiameremo C, quello più in alto, e D, quello più in basso. Ora non ci resta che congiungere i punti C e D con gli estremi del segmento AB e avremo disegnato e abbiamo completato il disegno del quadrato avente per diagonale il segmento AB.